fatto io, però è una strana coppia, Franco, Franco, cosa abbiamo fatto? Guarda, tanto chi ti sa che sei fortunato, che mi lo vocavo i tempi tui, no? E se no? Allora, io rido perché sa che è vero. Allora, qua dentro c'è tutto, credetemi. Chiunque qui rappresenti un territorio questa sera sa che qui dentro c'è un pezzo della sua cultura. Il lavoro più difficile è stato quello di fondere tutte le tipologie possibili, migliorate, in modo che alla fine producessero il massimo. È una scheggia, sicuramente è una freccia, ci sarà sicuramente chi la saprà far correre più veloce degli altri, ma comunque è un qualcosa di grandioso, sia per significato che anche per funzionalità. Qua abbiamo il costruttore e adesso ce lo facciamo raccontare da lui brevemente anche la sensazione che ha vissuto, perché all'inizio anche lui aveva qualche dubbio. Non ho fatto altro che scegliere chi aveva sia dimostrato di essere un grande vogatore, professionista, tecnico, tutti lo conosciamo, un uomo grande, enorme, un orso che non muoveva la barca quando vogava, eppure energia che ne aveva, va bene? E che sapeva anche materializzare e quindi andare alla ricerca di quello che poteva essere il massimo per avere il più veloce, il più tecnico. Maestro Dacia, come Franco Vianeo crea, era per noi l'uomo giusto. Sono andato da lui e come un computer ho caricato le mie idee, lui le ha elaborate e alla fine, come avete visto prima, da un polverone è venuto fuori un gioiello. Franco Crea! Dimmi Franco, la prima volta che ti mega visto, dimmi la verità, quando che ti devo contare? No, volevo dire che tornerà sicura al confronto con la barca, perlomeno si vede la differenza. Quella di Carlo e Giorgio, dicevi. Per esempio, forse, no? E quindi quando che Giovanni, perché questa, se me l'ho fatto altro che eseguire su di lei, insomma, non è che è importante l'idea, a me è capitato in cartiere, spiegandomi tutti questi anni di coordinamento, il perché, il per come delle cose, e magari tra un attimo schizzo della barca sulla carta del formaggio, no? Si dice. Cioè, non è detto così, no. Insomma, una barca così, no? Cioè, come fa? Dove tu mi dici? Lo che so, sono 3 anni che ti appensi, ma è il primo impatto così, no? Non è facile realizzarlo. Dopo però, pian pianeo, siamo entrati sulla cultura delle barche veneziane, no? E quindi, e soprattutto, sul futuro del coordinamento, in cui sappiamo invece che è tutta l'Italia che dovrebbe avvocare questa barca. E quindi lui mi dice, chi l'ha pensato? Ma dovremmo eseguire una barca in cui si ritrova tutti. Ecco, non deve essere una barca tipicamente veneziana. Quindi qui stiamo sia un gondolino, non c'è neanche la tavolina, non c'è neanche la gondola, non c'è neanche un pupalino, non c'è neanche un gondolino. Quindi per di più che azienda coperta, nessuna barca veneziana si è coperta. Questa si è coperta. Perché gli altri siamo sempre stati abituati, con la nostra cultura, di vogare sulle barche che si lavorava. Perché? Secondo lui, era la barchetta da fresco dei nobili veneziani. E a Gondola, sappiamo che a Gondola è della storia di Venezia. E a Caolina era la barca dei trasportatori, a Duparin era una barca filata dove i nobili andava a caccia nei barini, e a Mascareta era la barca in cui il sangue, eccetera, così no. E quindi noi altri manifestavamo i nostri legati, i miei papà, i nonni, tutti i legati, su quei barchi. E quindi abbiamo detto, no, basta, adesso dobbiamo andare avanti. E quindi questa è stata, a mio avviso, anche la forma del coraggio di fare questa barca qua, perché non so che fine gli faremo, no? Insomma, partiamo sempre dal presupposto da chi che fa i robi sbaglia sempre, e chi che non fa è sempre chi che ha ragione, no? Bravo, bravo. Comunque, quindi, per ritornare al nostro discorso, dalla carta del formaggio, se mi fuori acquisto, ho cominciato un po'... tutti i punti fanno una poppa, fanno una prova, fanno un modellino, non la fregano, solo che sia.
cominciare comunque a capire perché la barca, se c'è falte, perché avete una dai falte, non c'è più viaggio una barca senza falte, no. E io dicevo, Giovanni, voglio vedere di fatto, non mi sono messo dai falte. Per quello si è sparito. E quindi, però, piano, sono entrato in ordine di idee, sicuramente, a mio avviso, modestamente avanguardistiche per Venezia. E forse mi natura la barca, non fa questo, adesso mi manca il fondo, è evidente che qua c'era un problema tecnico, la barca non provava in acqua, gli uomini a bordo si sa volare, sta bene. Sicuramente bisogna volare adesso, no? Quindi c'era il problema ancora di beati, il furto, il mio sì, il mio no, scamiere, eccetera. Cioè, anche qua c'è un problema culturale e per tutti, cioè, fa una forco, bene, dentro qua secondo me è diventato un problema enorme che ti metti a attestare come il mio amico Tony, l'ha visto 3 minuti e mezzo sta parlando. E quindi lo consigliare, non parlare insieme, di fare dei scamieri di acciaio, ne abbiamo già fatto una che ne viene prestata la rimiera di Azuleca, su una Iole, no su una Iole, su una Veneta, scusa, che l'aveva ideata il grande maestro Mino Giupponi, una roba utilica delle risorse, sì, nella sua semplicità è una roba affascinante, no? E dopo tutti gli affanno tutte le finito, perché adesso questo è solo te, la presentazione. Poi sono andati in inaugurazione, faremo la prova in acqua, con il forno e tutto, quindi sarà un'altra festa, sarà un'altra roba, faremo un passetto alla volta e avveremo, sì, tutti i nostri discorsi, le nostre robe, veramente da là. Sarà un fatto, sì, insomma, un seguito, eh? Beh, Cremona, Iseo, scusate se tutti gli altri che vengono, Padova, Treviso, tutti gli altri che vengono da fuori, fatemi fare il veneziano, Este, Vignotto, che sei 4 posti. Il primo campionato italiano lo organizza il coordinamento nella speranza che l'Italia ne possa dare questa grande concessione di essere federazione italiana voga alla Veneta. Organizzeremo sto primo campionato che sarà il primo nella storia, quello ufficiale, quello fatto dall'assemblea delle 100 associazioni remiere che rappresentano il mondo del lavoro in Italia. Vuoi vincerlo? A Venezia ci raduniamo e sarà disputata, numero di iscrizioni aperto, la prima Coppa Italia, probabilmente del coordinamento. Dopodiché 4 tappe. Primo campionato italiano. Firenze apertura. E qui abbiamo il rappresentante delle 2 associazioni fiorentine che ha già aderito. Seconda tappa, Torino. E qui abbiamo l'amico Galli che rappresenta l'Armida di Torino, che ben ci ha accolto e freme dalla voglia di incominciare. 3ª tappa, Lago di Garda. E qui abbiamo il presidente della Lega Pista del Lago di Garda che sceglierà lui il posto migliore per disputarla. Finale, Venezia. Eccoli qua, loro sono gli autori del vostro sito www.vogavenezia.com. Devo fare, ha visto l'altro anno questa serata, era seduto là. 3 giorni dopo mi ha rintracciato e mi ha detto: devo fare qualcosa anch'io per Venezia. A Daniela. Si chiamerebbe Daniel e lui Luke, però ho detto no, Luca, e lei Daniela, però cartone, se vuol dire cartone, perché i veneziani non caratteri.